Benvenuti, bentornati su Spunti e Spuntini. Comincia la nuova puntata di oggi e noi la cominciamo con un collegamento da Parma. In collegamento per noi c'è il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ringraziamo perché sta partecipando alla 38esima assemblea ANCI che si è aperta proprio ieri pomeriggio a Parma e ci ha dedicato alcuni minuti, ci sta dedicando alcuni minuti per raccontarci come stanno andando i lavori. Benvenuto sindaco, grazie per essere in collegamento con Buongiorno, buongiorno noi. a voi. Spero Allora, che mi sentiate nonostante la mascherina, ma non posso toglierla perché siamo in un ambiente chiuso e ci obbligo di certo, indossarla. no, va Beh, benissimo, la va sentiamo bene, bene. Ecco, bene. come si stanno svolgendo i lavori di questa seconda giornata? Ieri abbiamo visto anche dalle immagini della diretta Facebook di ANCI che c'è stato appunto l'inizio dei lavori con anche il Presidente della Repubblica. Ecco, oggi quale sarà il focus? Beh, insomma, ce ne sono più di uno. In questo momento è in corso una, diciamo, tavola rotonda sulla transizione digitale. Ne seguirà un'altra sui temi legati alla cultura e quindi sono qui in attesa di potermi, diciamo, in qualche maniera connettere visivamente e personalmente con gli attori di questo secondo momento. Poi oggi pomeriggio alle 3 la sessione che mi vede presente sui temi dei green, quindi della transizione ecologica. Purtroppo non ci sono presenti membri del governo per quello che riguarda la transizione ecologica, penso che ci sarà un collegamento con il Ministero, ma non una presenza fisica. Il congresso diciamo, si sta svolgendo in maniera ordinata e molto partecipata, è un congresso molto partecipato, almeno quanto quello di Arezzo, che è stato l'ultimo in presenza prima della pandemia. Ecco, Ieri quindi c'è c'è un stato. virtuale passaggio di testimone, anche se è passato poi un Esattamente, anno. esattamente. C'è stato tra me e Pizzarotti il passaggio di consegne tra Arezzo e Parma. Ieri inizio, devo dire, molto, molto partecipato, io dico l'inizio col botto, ma non soltanto perché c'è stato il Presidente della Repubblica che ha sollevato un tema molto interessante di cui molto probabilmente riparleremo con la Ministra Lamorgese, che ha a che fare con la legittimità delle posizioni prese dai gruppi minoritari che combattono contro la vaccinazione anti-Covid. Il Presidente è stato molto duro nei loro confronti, il Presidente Mattarella. Ma dicevo, è stata molto partecipata anche per il bellissimo intervento del Presidente De Caro, che ha veramente toccato i punti salienti dell'impegno dei sindaci durante la pandemia e ora nel momento della ripartenza. È Ecco, ovvio che sindaco. uno dei focus più importanti poi sarà quello legato alle risorse, quindi al PNRR, Esatto, ma in era questo questo momento, quello che diciamo, volevo ancora non è chiederle. partito nulla sull'argomento se non vaghi accenni fatti da alcuni dei relatori. Ecco, quindi sicuramente ci sarà tempo per discutere delle risorse del Assolutamente, assolutamente sì. PNRR e ci saranno proprio delle giornate dedicate, dei tavoli dedicati. Adesso vi faccio vedere una cosa carina. Siamo Sì, dentro il ecco. padiglione fieristico e dietro di me potete vedere ricostruito il Duomo di Parma, quindi una bella rappresentazione che c'è all'ingresso della sala plenaria dove appunto si svolgono tutte le conferenze e le tavole rotonde. Certo, no, infatti sfruttiamo anche il collegamento con lei per vedere, insomma, live quello che sta succedendo Ora io non all'interno posso appunto. entrare in sala plenaria col telefonino e riprendere No, perché non certo, sarebbe assolutamente. corretto, ma è qui alle mie spalle. Certo. Allora, ecco, io le auguro davvero buon lavoro per Grazie. questa assemblea, la ringrazio Magari per. quando torno si potrà fare un, come dire, consuntivo di questo convegno e se volete si fanno due chiacchiere al proposito. Sicuramente, sicuramente. Intanto la ringraziamo per Bene, averci grazie a tutti dedicato voi. questi minuti importanti e la Arrivederci. lasciamo al proseguo dell'assemblea di ANCI a Parma. E noi chiudiamo questo primo spazio e ci rivediamo tra pochissimo, sempre con tanti argomenti di attualità.